Timidi piccoli ma i segnali di reazione ci sono, segnali che fanno vesperare, Sono quelli che arrivano da Palermo, dall'ospedale dei bambini, dove Lucia sopravvissuta all'incidente è ricoverata in coma farmacologico, con la prognosi sulla vita che resta riservata. Secondo quanto trapela, ci sarebbe un cauto, prudente ottimismo fra i medici. In serata, Santo Stefano Chiesquino l'attesa fiaccolata, accompagnata da una veglia di preghiera. Anche le comunità vicine, con i loro rappresentanti istituzionali, hanno aderito all'iniziativa. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla famiglia Geraci di Traina in queste ore drammatiche, ha detto Padre Antonino Massaro. Non c'è famiglia a Santo Stefano che non abbia sentito questa tragedia, siamo tutti scioccati sono ancora le parole dell'arciprete. Una tragedia costata la vita alla mamma di Lucia, che ha sette anni, al fratellino che di anni ne ha quattro morti sul colpo dopo che l'auto su cui viaggiavano è precipitata sul viadotto lungo la Corleonese a Grigentina. Le due salme sono state già dissequestrate. Il sostituto procuratore Cristian del Turco della procura di Sciacca, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto sulla tragedia di Santo Stefano, ha firmato la restituzione dei due corpi quello di Maria Stella Treina, infermiera di 32 anni e del suo bimbo Angelo di 4 anni. Niente Autopsia: i funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa Madre a Santo Stefano e nel paese per l'occasione sarà lutto cittadino proclamato dal sindaco Francesco Cacciatore. E intanto i legali di fiducia della famiglia delle vittime stanno valutando l'ipotesi di nominare un perito che li coadiuvi nell'attività di ricostruzione dell'incidente. Nonché sugli accertamenti da realizzare sulla strada, sul guardarello e sull'automobile. La Fiat, punto, è rimasta sotto sequestro della. Procura di Shakka.